Beatrice, nata nel 1577, deceduta nel 1599, apparteneva alla famiglia romana dei Cenci, nota fin dall'undicesimo secolo a causa della violenza di molti dei suoi componenti, tra cui il famoso Cencio che, ricevuta scomunica, aggredì il Papa Gregorio VII sull'altare di Santa Maria Maggiore, trascinandolo e percuotendolo fino al suo palazzo. Tristemente noto è il conte Francesco, dissoluto e violento padre di Beatrice, che fu incarcerato e processato per delitti infamanti e condannato al versamento di ingenti somme di denaro. Dopo essere stata segregata, percossa e abusata innumerevoli volte, esasperata Beatrice indusse il cappellano Limpio Calvetti, con la complicità di Lucrezia e dei propri fratelli Giacomo e Bernardo e del maniscalco Marzio da Fioran, detto il Catalano, ad uccidere suo padre. Dopo due tentativi falliti, riuscirono a ucciderlo nel sonno, facendo poi precipitare il corpo da una balaustra perché si credesse a una disgrazia. Il 9 settembre 1598 il corpo di Francesco fu trovato in un orto ai piedi della rocca e le esequie celebrate frettolosamente nella chiesa locale. Durante il processo si accusò Francesco di aver stuprato la figlia, ma Beatrice, nelle sue deposizioni, non volle mai confermare la versione. Vennero tutti giudicati colpevoli e condannati a morte. Furono numerose le richieste di clemenza al pontefice, ma Clemente VIII, preoccupato per il diffondersi di episodi di violenza nello Stato, volle dare un esempio e le respinse. Beatrice e Lucrezia furono condannate alla decapitazione, Giacomo allo squartamento. Solo per Bernardo il pontefice acconsentì alla commutazione della pena. Thank you.
mi ha generato. Ha generato me. E i miei fratelli. Ma come può un padre che ha generato il trocciare? Ingoiare i propri figli. No, no, non c'è pentimento, solo un piacere. Un piacere sottile. E il mio desiderio più grande era quello di vederlo strisciare come un ferro. Di avere dei figli. Ma la fortuna mi ha voltato le spalle. L'ho da sempre odiato, amato. Ma no, no, non pensare che sia pazza. Questo mio sangue infetto era assetato di giustizia. Ha fatto di me un essere spregevole. Padre! Padre, padre, perdonatemi! Perdonatemi, padre. Sono una figlia ingrata che ha assassinato il proprio padre, la carne della sua carne. Sono una peccatrice senza rimorsi. È cresciuta ovunque la gramigna, persino negli anfratti del mio cuore. Padre, vi chiedo e mi chiedo che vuol dire, spiegatemi, dare la vita al proprio figlio. E forse appropriarsi del suo corpo, delle sue mani, della sua mente, delle sue intenzioni. È forse questo un modo, o il modo d'amare? No, no, voi non lo potete di certo sapere, voi che non avete mai amato neppure quel vostro corpo maleodorante, quel vostro grande naso e quelle vostre ossa. Come potete darvi una risposta? Come? Nessuno piangerà per me. In fondo io chi sono? Una nobildonna romana solo perché mio padre ha ereditato una grande somma di denaro e proprietà. Soldi sporchi del corrotto tesoriere, guadagnati con l'usura e con l'espediente. E i soldi guadagnati in malo modo maledicono le famiglie. Così come hanno maledetto la famiglia Cenci. La figlia di un uomo dissoluto. Infimo, perverso, chi la piangerà? È risaputo, le colpe dei padri ricadono sui figli e nella capitale del mondo cristiano non importa che un padre abbia avuto una vita dissoluta. O che abbia usato violenza contro i propri congiunti. È importante per il Papa dare una pena esemplare a chi è accusato di parricidio. Li sentivo gli occhi addosso e vedevo le persone additarmi. Il padre della bella Beatrice verrà processato per sodomia. Che vergogna. Lui era martello e non l'incudine. L'odiavo. L'amavo. A volte convincevo me stessa che era sangue del mio sangue, che avrei dovuto usare clemenza e assolverlo. Signore Dio, perdonatemi. Forse non sono una buona cristiana, ma quanta ingiustizia c'è in tutto questo.
ricordo ancora le mie notti senza posa. Il tormento mi stringeva la gola. Il lago di sangue era un sogno ricorrente. Ricordo quel giorno. Ero poco più di una bambina. A nulla servirono le grida di noi bambini. Bernardo, rannicchiato in un angolo della casa, lo guardava terrorizzato. Ma il suo sguardo non intenerì il suo cuore. Alenato, soddisfava i suoi piaceri minacciando tutti noi. E ogni giorno era così. Quando il sole dava spazio alla lucente luna, voi percutevate la bianca carne di colei che mi aveva generato, lei sì che mi aveva fatto un dono. Io quel sangue me lo ricordo, è vivo qui nella mia mente, è qui. Ricordo quel giorno che le tagliaste i capelli, quei bei capelli fulvi che le correvano sulle spalle. La mamma somigliava ad una Venere Verticordia. Era dolce, aggraziata, un vero angelo del focolare. E in quelle pungenti notti taceva. Non osava proferire parola, vi guardava e basta. E voi bevevate fino all'ultimo goccio, gracchiavate come un corvo impazzito. Erano solo poche ore alla Gheggiana. Domani giungerà. Non voglio morire. Questa puzza di terriccio bagnata nella sua bomba. Non voglio morire, no. Avrei dovuto pensarci prima. Vede, me l'ha insegnato. Chi come lei è vittima del furore prima o poi si pensa. Ma per me non è così. Ho tanta paura di morire, ma non sono pentita. Premo. Faccio i vestiti di dolce. Dove siete, madre? Dove siete? Rispondetemi, padre, per carità cristiana, dove siete? Perché mi avete lasciato? Perché mi avete abbandonato così? Eravate lì quel giorno. Lo ricordo bene, sapete? Avevo poco più di 7 anni. Voi giacevate come un giglio offeso su quel letto piccaminoso. Io, biancospino tremante, senza mai smettere, continuavo a fissarvi. Cercavo conforto dei vostri occhi, ma i vostri occhi erano chiusi. Lo so, ma tradirvi non foste, voi lo so. Voi non mi avreste mai fatto un torto del genere. Madre, sapete,
cielo. Le madri che se ne vanno così fanno un grave torto ai loro figli. Madre, madre, perdonatemi, perdonatemi, non so quello che dico. La mia è stata una vita di inferno così come fu la vostra. E voi, splendente Giglio, non avreste dovuto andare. Dalla specchio della camera da letto ero solita guardarvi di nascosto, guardare la vostra statuaria bellezza, quei capelli fulvi che vi correvano sulle spalle. Madre, madre, quanto mi manca la vostra cura, quanto mi manca. La mia vita non è stata come quella di tutte le vite, come tante, fatta di gioia, di dolore, di rinunce. Quando il giorno stanco si incammina per raggiungere la sua dimora, temo la notte, quella malvagia strega. Nessun giudice potrà mai restituirmi l'anima, quell'anima che morì quando in voi albergò l'oscurità. Oh Signore, Signore, voi che avete sacrificato vostro figlio per redimere l'umanità, a che cosa è servito il vostro sacrificio? Rispondetemi, vi prego, non voglio morire! Non voglio morire! Non farò come quel figlio che chiese di rivedere la madre per piacere e poi le strappò morsi l'orecchio. Madre! Madre, non capite quel giorno in cui le nuvole gravide partorirono? Voi avete strappato a morsi la mia vita. Le stelle avverse, quelle indegne meretrici, hanno fatto di me la moglie di vostro marito, la madre dei miei figli, dei vostri figli, dei miei fratelli. Faro di questa terra di inferno, lupo famelico travestito da candido agnellino, non vi condannerò, non vi trascinerò con le vesti inzuppate del mio sangue al patibolo, quel sangue che versaste il giorno stesso in cui mi partoriste. Maledetto quel giorno, sì, sì che lo fu. Domani stesso, subito dopo l'esecuzione, da lì potrete ascoltarmi. Il Signore incaricherà l'angelo della morte, che avrà il compito di accompagnarmi nei campi Elisi. Lì, con voi, di
morirò per sempre, madre. La mia ora sta per giungere. Guardo il cielo senza stelle della mia ultima notte. Non voglio morire. Non voglio morire, non voglio morire. Che orrore. La morte sta bussando alla mia cella. E non si è appunto. È l'una e un quarto. Ecco quello che provo in questo momento. Un violento dolore alla testa. Mi fanno male i gomiti. I miei occhi non vedono più. Come se fossi in mezzo alla nebbia. Grazie per questa bellissima e emozionante rievocazione di quella che ormai è una storia che appartiene al mito di Roma, la Beatrice Cenci. Io vorrei chiamare qui sul palco i protagonisti di questa bellissima performance. E allora, Beatrice Cenci, l'attrice Valeria Zazzaretta. L'inquisitore Gem Bruschini, il banditore Francesco Di Lino, le musiche sono di Frédéric Chopin, il preludio in mi minore, opera 20 numero 4, e l'autrice, la drammaturga e poetessa Anita Napolitano. Ecco, adesso magari Anita, un po' di curiosità ci sono venute, no? E ti volevo chiedere come nasce questo progetto e come poi insomma avete messo su, visto che poi ho usufruito della collaborazione di vari artisti, se ci racconti un po' a grandi linee un po' come è andata questa ispirazione, grazie. Allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti voi perché diciamo insieme ci siamo emozionati e abbiamo condiviso questo momento, quindi ringrazio per la vostra presenza. E, diciamo, io ho visitato il Museo del Gonfalone, museo criminologico, quello proprio che sta via del Gonfalone,
perché sono un amante delle tecniche della tortura. Già ero stata ero stata a Gradara, che pure lì c'era un museo delle torture, e quindi in questo museo del Gonfalone c'è questa spada, almeno così dice la leggenda, di 101 centimetri, che è stata rinvenuta nel greto del fiume Tevere, con la quale sono state decapitate sia Lucrezia Petroni che Beatrice Cenci. Quindi io poi sono molto passionale, pertanto ho fatto la ricerca sul campo, sono andata a Petrella Salto, dove le due donne sono state segregate e dove è stato ordito l'omicidio di Francesco Cenci. In realtà Beatrice Cenci ha ordito il delitto, quindi lei è stata accusata di parricidio, ma a compiere l'omicidio sono stati il castellano Olimpo Calvetti e il contadino, dopo vari tentativi. E quindi questa storia mi ha affascinato così tanto, ho raggiunto questo paese, Petrella Salto, che saranno circa 1100 abitanti, e addirittura il più giovane del paese di 29 anni ha fatto un murales con il quadro di Guido Reni, proprio su appena entri nel paese. E pertanto ho approfondito la storia e in realtà voglio fare una sorta di denuncia, no? Perché voglio restituire almeno, tra virgolette, quella dignità che hanno tolto a Beatrice Cenci. Perché alla fine Beatrice Cenci, non davanti al giudice asserisce che lei è stata violentata, però essere segregati equivale a una violenza. Quindi per ritornare ai giorni nostri ho fatto una denuncia contro i soprusi millenari che hanno subito le donne. E in più c'è la doppia faccia della stessa medaglia, perché chi subisce violenza nelle mura domestiche alla fine con i propri genitori ha un rapporto di amore e odio. Pertanto la scena prevedeva proprio questo: Beatrice Cenci nelle segrete di Castel Sant'Angelo combatte con i suoi penosi pensieri e quindi si rivolge sia al padre che alla madre e ha un rapporto d'amore e di odio con il padre, perché alla fine ha seguito la scia del padre, è diventata un'assassina e quindi è stato il mandante dell'omicidio. Però nello stesso tempo ha inveito pure contro la madre, perché la madre purtroppo è morta quando lei aveva soltanto 7 anni, quindi voleva tipo trasmettere questo genere di messaggio: magari se ci fossi stata tu io non avrei mai seguito la scia di mio padre. E questo pure per dire che cosa? Che chi è che subisce violenza tra le mura domestiche non ci dobbiamo dimenticare poi le sorti future quali saranno dopo che ha subito le violenze nelle mura domestiche. E poi ne ho parlato con i miei collaboratori, quindi con Giancarlo Bruschini, con Valeria Zazzaretta, che già conoscevo, che è un'attrice già di rilievo. Giancarlo Bruschini ci siamo conosciuti al Caffè Letterario nel 2009, lui già era promotore di cultura, un operatore culturale, e abbiamo fatto una cosa meravigliosa, perché ci siamo capiti e di nuovo per la mia passione siamo andati nelle segrete di Castel Sant'Angelo e abbiamo girato un docufilm. Infatti il videomaker è Giancarlo Bruschini. Adesso passerei un attimo la parola a Giancarlo e quindi parli tu di questa esperienza. Che bello, amica. Buonasera. È stata un'esperienza straordinaria, perché quello che ha raccontato in realtà riguardo a quell'episodio, a quel filmato, a Castel Sant'Angelo, è stata una cosa un po', non dico improvvisata, non ci saremmo mai aspettato quell'esito, chiaramente, altrimenti avremmo preparato qualcosa in più. Eppure è stata un'esperienza straordinaria, perché?
Arriviamo a Castel Sant'Angelo, Anita ci aspettava lì con Valeria, incontriamo Valeria, che già era vestita così. E ho detto, quando entriamo dentro Castel Sant'Angelo, che era gremito di gente, c'erano migliaia di persone in fila. Ho detto, vabbè, non ci noterà nessuno. Così è successo. Siamo entrati. Ma come facciamo a filmare con migliaia di persone cinesi, coreani, che stavano lì tutti con le macchinette? È impossibile fare una cosa del genere. E beh, voi dovreste vedere quel video che sta su YouTube, ha avuto decine di migliaia di visualizzazioni, vero? Tantissime. Sembra come se fosse vuoto, che non ci fosse nessuno. Sembravamo solo noi tre, noi quattro. Perché? Perché Luana, mia moglie, e Anita, mentre lei faceva la sua performance e io filmavo, che succedeva? Che loro due donne bloccavano tutti i turisti così, ma centinaia di persone incavolate che volevano passare, e loro no, con le telecamere lì così. Arrivò un signore orientale, che, giapponese, che disse, scusate, toglietevi, io devo filmare questa persona. Ho detto, ma la stiamo filmando noi questa persona? Dice, no, c'ero prima io, fa lui. Insomma, quella da, dovete vedere il film su YouTube, bellissimo, suggestivo, l'avete visto? Beatrice Cenci, la notte prima di essere decapitata, sembra vuoto, deserto, in realtà c'erano migliaia e migliaia di persone. È stato un miracolo girarlo lì, bellissimo veramente. Grazie a tutti. Adesso volevo passare, diciamo, la parola a Valeria. Noi ci conosciamo ormai da tempo e io ogni volta l'ho riscelta. Abbiamo portato la nostra performance all'abbazia di San Salvatore Telesino, diciamo un'abbazia bellissima, suggestiva del 1200, alla chiesa romanica di Viterbo, a Castel Sant'Angelo. E dopo 10 anni, cara Valeria, ti ho riscelto, grazie. Ah, scusa, a Teatro Branchi ci hanno pure premiato seconde classificate. E vabbè, no, infatti ha già detto tutto Anita, nel senso che il nostro è un sodalizio, veramente, ci siamo innamorate di... Sì, professionalmente, e devo dire che quando Anita mi ha proposto questo personaggio sono rimasta subito colpita, la storia non la conoscevo e una volta che ho letto la storia poi ho letto il suo monologo e per me da attrice è come se avessi veramente, lei è riuscita ad esprimere il pensiero, ciò che noi ovviamente non potremmo mai sapere, no? Se veramente è successo, come è successo, quali sono stati i fatti. Però è come se lei avesse riportato alla luce questo personaggio che non ha avuto appunto giustizia, l'ha portato veramente, diciamo che l'ha fatto vivere. Per me da attrice è stato un onore, un orgoglio, sì, perché poi ovviamente quando hai la missione, perché per me è una missione, quella di interpretare personaggi realmente esistiti è ancora più difficile, ovviamente, no? Perché c'è sempre una responsabilità anche di un po', tra virgolette, di rispettare la persona che è già vissuta. E credo che con il testo di Anita abbiamo dato un grande... restituito una grande dignità a Beatrice Cenci. Grazie. E allora ecco, io rifarei un applauso a Gian Bruschini, un applauso a Francesco Pirillo, a Valeria Giorgioletta, l'autrice Anita Napolitano. Siamo contenti soprattutto di aver portato anche il teatro su questo palco, oltre al cinema, oltre alle grandi performance teatrali, alle conferenze di letteratura, filosofia, scrittori. E adesso proseguiremo con una sorpresa,
party, una sorta di party musicale, però prima volevo ricordarvi intanto di ringraziare Squilino Poesia, tutta l'associazione, i collaboratori, perché siamo riusciti appunto a portare avanti un festival per tutta l'estate e il festival finirà alla metà di settembre, grazie a Notti di Cinema, allo staff straordinario di Notti di Cinema. E poi tra l'altro, ecco, volevo ringraziare il pubblico che è stato sempre attento, presente e coinvolgente e vi do appuntamento adesso dopo la pausa di Ferragostana il 22 agosto con la poesia, con le ultime ricerche di poesia, il linguaggio di ricerca, avanguardia poetica, la Poetry Kitchen che si rifà alla Philosophy Kitchen, quindi ne avremo da raccontare insieme alla rivista Il Mangia Parole. E quindi vi aspettiamo il 22 e adesso do la parola, anzi la voce, ad Amedeo Morrone con il suo, dillo tu, Sigaretta Dance. Grazie. Quante sigarette bionde, more, lunghe, corte, nella fredda fritta frotte per provare come va. L'ingrediente principale per nevrosi artificiale, cenere invadente che si crede intelligente. Ma tutto però fumo e niente arrosto, così presto con te facciamo a metà. Metà per uno, facciamo a metà, metà per uno, facciamo a metà, metà per uno di questa sigaretta adesso. La voglia di fumare, passatempo nazionale, aspetti che ti passa invece poi non passa mai. Ti bussa nel cervello che vuoi fare questo e quello, ma cammini in cerca delle cicche petulanti e vai. Se dopo tutto però fumo e niente arrosto, così presto con te facciamo a metà, metà per uno, facciamo a metà, metà per uno, facciamo a metà, metà per uno di questa sigaretta adesso. Sembrano segnali di fumo le sbuffate bianche, SMS dal pensiero, siero della verità.